Salve ragazzi, salve, sono sempre Siontro Silver e siamo ancora su Nier Automata con il nostro 11° episodio. Quindi dalla stanza in cui ci eravamo fermati l'altra volta proseguiamo, continuiamo a salire e vediamo. Questa zona è molto bella ragazzi, nel senso che vedete dobbiamo salire un po' come i vecchi Mario Bros. In quanti hanno giocato i vecchi Super Mario, che erano tutte zone così, il proprio primissimo addirittura Mario Bros, fatemelo sapere in un commento qua sotto. E chi risponderà a questa domanda che ve la sto facendo direttamente inizio video, quindi non dovete manco guardarvi tutto il video, adesso chiuderete già il video, lo so, ma va bene lo stesso, vi voglio bene uguale, verrà salutato nel prossimo video, quindi, o comunque quando leggerò il vostro commento e vi saluterò tutti quanti assieme. Quindi allora vediamo, ecco qua, vediamo qui. Ah, qui è ancora peggio ragazzi, abbiamo le presse al contrario. Stiamo attenti perché i nemici cercano, cioè il fumo, vedete, i nemici cercano di spingerci sulle presse ovviamente, quindi il mio consiglio è di non trattenervi tanto a combattere qua perché non conviene. Questi qua innocui che non si ribellano contro di noi, lasciamo stare. Sì, Pascal, hai ragione, ho cliccato per sbaglio il dialogo con te. Vediamo se è di qua il nostro passaggio. Direi di sì, possiamo. Questi mostri a forma di ragno, nuovi. Io sarei anche per ignorarli. Allora, vediamo se possiamo planare dall'altra parte. In teoria sì. Volevo vedere se c'è qualcosa che potevamo andare a prendere di là, ma non lo so, evitiamo. Abbiamo passato un altro punto con le presse che era abbastanza fastidioso. Allora, ci liberiamo anche questo dislocatore, così ce lo... E vai di salvataggio veloce. Ok, chiamiamo l'ascensore. E vediamo dove ci porta questo ascensore. Allora, stiamo salendo o scendendo? Non l'abbiamo capito perché non si vedeva. Ed ecco qua, questo è il nostro boss ragazzi. Naiyes,
大丈夫です。モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。Allora, uno scudo ce lo deve creare una innesta, poi che abbiamo capito. Ok, abbiamo levato lo scudo al nemico. Quindi è una innesta che ci sta aiutando ad hackerarlo. Non è che se ne sta fermo il nemico, continua a legnarci. Qualche colpo, ragazzi. Allora, fuggi dalla fabbrica, è tutto buio. Questo è il ponte che dobbiamo prendere, sì. Ecco, stiamo salendo, quindi. Ah. Mannaggia loro sti robot e al loro culto. Sperando che sia la strada giusta. Si stanno suicidando nella lava. Ma questo non ci faceva neanche niente però noi. Boh, era sulla nostra strada. E abbiamo dato una bastonata. Ed ecco, qua dovrebbe essere la nostra uscita dalla fabbrica. Tutti morti pure qua. Quindi sono impazzite tutte le macchine in questo punto. あの廃工場の地下には
断る。私はレジスタンスキャンプに行く。パスカルはどうする？私は自分の村に帰ります。村の雑用をしなくてはいけないので。そう。Quindi andiamo all'accampamento della resistenza, ragazzi. Utilizzeremo il dislocatore. Quindi è sotto attacco l'accampamento della resistenza. Salvataggio veloce. E come vedete non possiamo teletrasportarci, quindi prenderemo il centro delle rovine della città, che è più vicino, come era già successo perché era fuori uso, e ci dirigeremo lì, ragazzi. Ok, allora, dirigiamoci di qua. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Anemone ancora qui. Yatsura ga kyanpu ni nadarekonde kite ōzen shitan da ga jū ga kikanai nda. Teki kotai kara energii shield o kakurin. Suishō kinsetsu butsuri kōgeki. Wakatta. Anata wa hoka no android o taishi sasete. Tanomu. Ne arriva anche uno abbastanza grosso, ragazzi, quindi ecco qua il grosso. Ok,
ce l'ha fatta ad esplodere. Sembrava lo sceriffo di Nottingham in Robin Hood, il film quello con Kevin Costner, che non crepava più quando doveva morire, porca miseria. Dunque, parte questo OT, e qui l'oggetto si rigenera sempre, noi ce lo raccogliamo sempre. Ok ragazzi, le sorprese non sono ancora finite, quindi andiamo a vedere cosa accade fuori. Un altro di questi nemici. Questo è un campo elettromagnetico, non riusciamo ad entrarci finché darà la scossa, quindi dobbiamo tenerlo alla distanza. Perfetto, ora. Ah beh, altri amici, come se non bastasse. Fuori. Sempre bloccato lui, mentre gli altri magari ci staranno anche inseguendo. Oh, perfetto. Ah, è diventato una sfera gigante che ci vuole venire addosso rotolando, ma salve, e crea impatti al suolo come pattern, mi sembra giusto. Qua Nainess arriva sempre un po' rovinato. Di macchine senza senso, anche teoricamente. Non me lo ricordavo questo attacco. E ci tira contro anche tutti gli altri suoi amichetti, mi sembra giusto.
noi stiamo picchiando in questo momento, non capiamo niente, ma continuiamo a picchiare in modo ignorante. Attacco abbastanza odioso questo, devo ammetterlo. Hai chiamato nuove macchine che gli stanno facendo da scudo. Ora è andato in verticale con i suoi attacchi. Ecco di nuovo l'attacco odioso. Non è neanche così difficile da schivare, bisogna solo stare fuori dal raggio d'azione. Io che gli vado addosso, sono proprio un fenomeno, ho convinto che stesse per finire. Ok, ce lo siamo levati. Non direi. Mada, te te cruno. Come si fa? Tubi-san, chicoemasca? Tubi-san, watashitachi no mura ga. Pascal, chicoeru? Dirigiti al villaggio di Pascal, quindi ragazzi andiamo al villaggio di Pascal senza combattere eccessivamente altri nemici. Ah, siamo caduti di sotto, vabbè, risaliamo, non c'è problema. Pare che non sia più così facile risalire, da qua, una volta caduti qui sotto. Ho proprio sbagliato, porca miseria, ho subito un colpo che non dovevo subire. Mi ricordo che c'era un modo saltando per salire che ci aiutava, però ecco qua, così. Cerchiamo di non cadere più. Ragazzi, non riesco a salire. Dobbiamo trovare un'altra strada. Eccola. Però poi ci sono questi punti in cui non riusciamo a salire. Ecco qui. Scusate un attimo se mi sono appappinato nelle strade, ma porcaccia la miseria, non è che era così intuitiva la cosa. Vediamo se c'è un passaggio di qua, non c'è. Quindi in questo momento il gioco ci sta mettendo in seria difficoltà, ragazzi, perché comunque ci sta obbligando a correre in altre zone e le macchine, come vedete, sono tutte impazzite, quindi. Dunque, vediamo la nostra mappa, perché sennò rischio veramente, ragazzi, di girare a vuoto. Allora, il passaggio è di qua, perfetto. Speriamo bene.
Allora, di qua. Che poi è una mappa che oramai dovremmo conoscere perché abbiamo fatte e rifatte. Invece no, ci può sempre fregare la mappa, ragazzi. Piccola scorciatoia. Ovviamente i dislocatori non credo che funzionino, quindi vediamo se di qua si può passare. Direi di sì. Ora, non abbiamo più neanche molto tempo insieme, quindi cerchiamo di muoverci ed arrivare da Pascal. Qua dobbiamo combattere perché sono proprio obiettivi di trama, come vedete. Ok ragazzi, come lo colpiamo questo? Ah, ecco, gli stiamo sparando in qualche modo. No, no il pod con i missili, no. Mitragliatrice. Perfetto ragazzi, dunque siamo in chiusura del nostro video. Ci stanno chiamando tutti. Dunque ragazzi, mentre Eve sta impazzendo, ci sta dicendo che suo fratello è freddo perché è morto, poveraccio. Mettete like o dislike al video ragazzi, iscrivetevi al canale per sapere quando la 12ª e ultima parte andrà online di Nier Automata. Quindi grazie di aver seguito fino a qui il nostro gameplay e ci vediamo per il gran finale con 2B in spaccata così su due tronchi. E alla prossima ragazzi, ciao ciao a tutti e ci vediamo presto. Grazie per aver seguito Nier Automata, alla prossima, ciao ciao.